È stato un ritorno in grande stile dopo 4 anni di assenza a Chiavari per il Grand Prix di lotta olimpica stile libero maschile e femminile. Per 2 giorni al Palazzetto dello Sport si sono incontrati circa 300 atleti dall'Italia e dall'Europa, suddivisi in ragazzi, under 15, under 17, under 20. Particolarmente significativa la partecipazione di squadre europee. Abbiamo avuto una squadra ucraina da 25, poi abbiamo avuto due squadre femminili croate, e poi abbiamo avuto due ungheresi, una squadra francese, una tedesca e tanti tanti bambini italiani. I nostri, tra l'altro, di Chiavari erano 15, è stata una manifestazione stupenda. Il Gran Prix Città di Chiavari, inserito all'interno del calendario della federazione, riconosciuta dal CONI, che racchiude diverse arti marziali. Presenti alle competizioni chiavaresi il presidente CONI regionale Antonio Micillo e il presidente del comitato regionale Liguria della federazione Filippo Faranda. Per il comune di Chiavari rappresenta il delegato allo sport Andrea Dagnino. Significativi i piazzamenti ottenuti dai verde e blu della Chiavari Ring Lotta, che hanno conquistato 2 primi posti nella sezione ragazze con Vittoria Fantasia nella categoria 46 kg e Giulia Salini nella categoria 57 kg. Da segnalare anche il secondo posto di Thomas Braschi nella categoria 43 kg ragazzi under 15, di Nicolò Libra nella categoria 57 kg e Yannick Peirano nella categoria 68 kg under 15 maschili ed infine di Camilla Salini nella categoria 66 kg under 15 femminile. È stata una manifestazione di grosso successo, abbiamo avuto il presidente del CONI regionale e speriamo l'anno prossimo di poter riprendere e rifare il 21esimo Gran Prix Città di Chiavari di lotta.